Da domani si darà il via al servizio civile, inizieranno 14 volontari a dare un grande supporto ovviamente a tutta la comunità. Ovviamente dovevano cominciare prima, ma per i motivi dell'emergenza sanitaria c'è stato un cambiamento appunto di programmi. Abbiamo anche dovuto rimodulare i progetti. Mentre i progetti presentati erano stati rivolti ai minori, agli anziani e ai disabili, alla valorizzazione del territorio e alla cultura, ovviamente a causa di questo Covid 2019 tutto è cambiato. Però nonostante tutto, visto la situazione ovviamente sotto controllo che abbiamo nella nostra comunità, abbiamo pensato, ovviamente visto le direttive anche ministeriali, di dare il via a questi ragazzi, anche perché riteniamo che grazie al supporto di questi ragazzi tanti servizi possiamo dare alla nostra comunità. La rimodulazione dei progetti ovviamente consisterà proprio nel farci aiutare da questi giovani nella distribuzione di beni di prima necessità, quindi potranno collaborare ovviamente con il progetto che già abbiamo realizzato in sinergia con la Croce Rossa, con l'Avis, con i Carabinieri in pensione e con la Penelope per appunto supportare le nostre famiglie, e al contempo ci potranno anche aiutare nella distribuzione di dispositivi di sicurezza e ancora nel supporto magari di disbrigo pratiche o acquisto di farmaci, di generi alimentari per le famiglie. Ovviamente abbiamo pensato anche di cominciare per dare una boccata di ossigeno a questi giovani, perché anche se si tratta di volontariato ovviamente ci sarà una piccola retribuzione per questi giovani, che sicuramente in questo momento rappresenta un elemento essenziale, ma sicuramente quello che riteniamo più importante è l'esperienza che questi giovani potranno fare in questo anno, soprattutto in questo anno così particolare per la nostra comunità, per la nostra Sicilia e per l'Italia e per tutto il mondo. Quindi confidiamo in questi giovani, che sicuramente da questa esperienza ne avranno tantissimo beneficio.